Uatoja, Casanea, vi interrogo per pochissimo tempo. Vorrei soffermarmi soltanto su una parola che ci aiuta a capire quali sono le regole di questa festa e forse a capire un po' anche il perché. Una parola che non abbiamo mai sentito, Chanukah. Dobbiamo visualizzarcela un attimo. Queste quattro lettere. La domanda che si proveniva dai nostri fratelli era: come vanno accesi questi lumi in questi 8 giorni? La risposta fu data proprio attraverso l'acrostico della parola Chanukah. C'era chi sosteneva Chet, cioè 8, Neot, lui. Ci hanno messo pure la Vav, Vekorea e Sikara, Kol, Ashakura, tutta la settimana. Quindi si va calando. La prima sera 8 luni, la seconda 7 e via scorrendo. Questa era l'opinione della scuola di Shammai. L'opinione della scuola di Hillel è opposta, sempre con la parola Chanukah. Chet. Chad. Chet è la lettera che dà origine alla parola Chad, uno. Chad Ner, Umo Sif, Kol Shavuot, un lume, e si aggiunge per tutta la settimana. Questa era la discussione. Poi hanno fissato la regola, sempre con la parola Chanukah. Chachamim, Nimru, Nimru, Vegameru, Kered, Hillel. I Chachamim si sono contati e hanno deciso secondo la scuola di Hillel. Tutto questo con la parola di Chanukah. Ma perché? Il Talmud è estremamente parco in merito alla festa di Chanukah. Probabilmente uno dei motivi per cui è così parco è il fatto che anche se i Maccabei sono quelli che hanno salvato il popolo ebraico in quel momento, i loro discendenti, cominciare direttamente dalla generazione successiva, non sono stati capaci di mantenere quei valori che i loro genitori volevano portare avanti e sono arrivati a compromessi, a quella contaminazione dell'olio che erano riusciti a salvare, a evitare quando hanno riconquistato il Beit HaMikdash. E quindi il Talmud non ci aiuta molto, però ci dice alcune possibili motivazioni delle due scuole, della scuola di Shammai e della scuola di Hillel. Potremmo riassumere in questi termini. La scuola di Shammai dice la festa di Chanukah, la rinaugurazione del Beit HaMikdash, è una festa di estrema importanza, di gioia, di grande letizia per il significato che ha. Quale festa della Torah ha dentro di sé la stessa carica di gioia? Ce n'è una sola in cui c'è la mitzvah di essere lieti, ed è Sukkot. Cosa succedeva a Sukkot? Che ognuno dei giorni venivano portati dei sacrifici di manzi, il numero decrescente dal primo al settimo giorno. Quindi, se questa gioia di Sukkot si esprime attraverso un numero grande, anche i lumi di Chanukah devono essere caranti. La scuola di Hillel partiva da un altro presupposto. Partiva dal presupposto che sì,
Il primo giorno c'è stato il miracolo, il fatto stesso di aver trovato dell'olio non contaminato, ma anche il fatto che, secondo quello che raccontano i Chachamim, appena svuotata l'ampolla nella menorah, hanno visto subito che ci sarebbe stato il miracolo, perché l'ampolla era di nuovo piena, immediatamente. Quindi la gioia del miracolo è cominciata fin dall'inizio. Il miracolo era che il miracolo durasse ancora, giorno dopo giorno, quindi una gioia che sale, che cresce di giorno in giorno. E quindi anche lui, l'illuminazione, la luce di questa gloria deve crescere di giorno in giorno. Se ci pensiamo, noi sappiamo che la scuola di Hillel è quella che di solito non viene presa come modello per stabilire l'alaha. Normalmente noi seguiamo, no, scusate, la scuola di Shammai, la scuola di Shammai non è quella che abbiamo di solito, ad esempio, di solito seguiamo la scuola di Hillel. Ma cosa vuol dire che Shammai ha torto? Chi ha un minimo di esperienza di studi tradizionali sa che è difficile trovare qualche maestro che abbia torto, ma non tutti ragione. Si sceglie una strada, quale? Quella che è più vicina alla vita delle persone, quella che è più vicina alla sensibilità delle persone. La regola di Fanta ci dice che noi dobbiamo aumentare la gioia di giorno in giorno, sentirci ogni giorno più forti, ogni giorno più sicuri del nostro ebraismo. Fanta Samia.